Won't you let me dream that you're mine again for just one dance? To let my blue heart pretend I'm just a fool and I can't get over you. So let me dream if my dreams can come true. Ma tu fai conto che qui si parla di una fabbrica che al suo inizio nel 1905 ha iniziato con circa 200 operai e nel 1927 tra la fabbrica, le due fabbriche, perché a un certo punto c'erano due stabilimenti e l'indotto, cioè quello che serve poi la fabbrica, si parlava di oltre 1000 persone. Cioè non era una cosa piccolina, perché tutti pensano alla Frera come una cosa artigianale, invece no, la Frera è stata proprio la prima fabbrica a costruire le motociclette in Italia. I know you remember what we used to have. You wanna throw that all away. How it makes me feel so sad. Won't you let me dream? What else can I do? Won't you let me dream if my dreams can come true? Eccoci ragazzi, gioielli, che siamo qui per conoscere meglio. Siamo qui con Colombo Roberto, un esatto. Consigliere del museo, ma prima di tutto, allora, dove siamo? Siamo a Tralate, in provincia di Varese, e siamo all'interno del Museo Frera. Il Museo Frera è nato nel 2005 per opera degli amici che erano appassionati di questo marchio e grazie anche alla giunta comunale, a un certo punto, quando hanno restaurato lo stabile, si è fatta la biblioteca giù da basso e sopra si è creato il sito del museo. È nato tutto questo da questo signore che è qui alle mie spalle, che si chiama Lievi Pietro, e lui era un grande appassionato di moto d'epoca e un restauratore, e aveva sempre questa idea meravigliosa di creare un museo, fino a quando nel 2005 si è potuto realizzare questo sogno. Il museo è composto da due sale: la sala dall'altra parte, dove in origine c'erano le motociclette della Lombardia, e questa sala bellissima, meravigliosa, con le motociclette della Frera. Dal 1905 al 1950 ci sono stati ben 428 marchi solo nella Lombardia. Dunque capite che anche la bellezza di poter esporre questi marchi lombardi qui nel museo era un nostro scopo. E invece qua ci troviamo nella sala della Frera. Frera era un signore, tra l'altro non era italiano ma era austriaco. Arriva in Italia con i suoi genitori e apre a Milano un negozio di articoli, regalo e giocattoli. Dagli articoli, regalo e giocattoli ben presto è passato alla produzione di biciclette, capendo che c'era necessità di muoversi, e la bicicletta era una fonte che costava poco e disponibile a tutti. Da lì c'è stato un altro passaggio molto importante, perché Corrado Frera è diventato un importatore di biciclette motorizzate che già costruivano all'estero. Poi da lì ha fatto un'altra cosa molto importante, ha fatto anche un grande magazzino di pezzi di ricambio. Grazie a questi pezzi di ricambio del magazzino, a un certo punto ha avuto un'altra idea: costruire una propria linea di biciclette motorizzate. E noi qui abbiamo esposta, se inquadri, questa che è del 1905. Questa è una motocicletta del 1905. Allora, se voi vedete bene, questo è un telaio leggermente più grande, ma è sempre forma di una bicicletta, dove hanno applicato un motore. Il motore in questo caso non era italiano, era della Zender, un marchio svizzero di origine francese. Questo è un motore
particolare, nel senso che è innanzitutto un motore a quattro tempi, ha due valvole laterali, ma la valvola di aspirazione della benzina è pneumatica, cioè vuol dire che la valvola si apre quando il pistone scende e fa entrare la benzina. Invece quando il pistone va in compressione è l'effetto proprio della compressione del pistone che tiene chiusa la valvola. Questo fa creare i quattro tempi del motore. Tutti questi modelli di motociclette dove vediamo il serbatoio appiccicato praticamente sul telaio della bicicletta si chiamano sottocanna. Una cosa importante è il serbatoio è diviso al suo interno in due parti. La prima parte contiene, qui ci sono due tappi, nel primo tappo si mette la benzina, nel secondo tappo si mette l'olio. Questo olio serve per lubrificare il motore, perché qui non c'è una pompa o un carter con dentro l'olio. L'unica maniera per lubrificarlo è tramite questa pompetta a mano. Dunque si apriva il rubinetto, poi spingendo questa pompetta su e giù si mandava l'olio per la lubrificazione del motore. Un'altra caratteristica di queste prime biciclette motorizzate è che la trazione dal motore alla ruota viene trasmessa tramite una cinghia. Vedete che questo motore ha una puleggia che comanda la ruota. Praticamente questa ha trazione direttamente sulla ruota, senza cambio, senza niente. Dunque vuol dire che si pedala e il motore viene messo in moto. Però questa trazione ce l'ho direttamente alla ruota e la ruota non si ferma mai, perché non ho un cambio, non ho una frizione. L'unica maniera per poter fermare questa motocicletta qui era schiacciare l'alza valvola e il motore si spegneva. Poi per ripartire si dava ancora un colpo di bicicletta e si ripartiva. Queste motociclette non erano facilissime da usare, tanto che poi hanno montato, diciamo, una puleggia ulteriore con una maniglia dove quando si abbassava la maniglia questa puleggia si allungava e la trazione veniva persa perché non c'era più attrito. Per rimetterla in moto si rialzava questa puleggia e si tirava la cinghia. Era un po' problematica, difatti subito dopo hanno cominciato, diciamo dal 1912 in poi, si montano dei cambi con la classica frizione e le marce. In questo caso, per esempio, questa moto, che è un passaggio dalla motocicletta alla cinghia a quella con la catena, si vede che ci ha montato un cambio con le tre marce e questa comincia a diventare una moto normale. Un'altra particolarità di queste moto sottocanna sono i fari. Il faro è un faro a carburo. Il carburo era un minerale che al contatto dell'acqua crea l'ossido acetilene. L'ossido acetilene è un gas che se si accende con un fiammifero crea la luce. Dunque questa qui si smontava, si metteva c'è dentro un bicchierino e si metteva l'acqua sotto il carburo. Tramite un rubinetto questo cadeva una goccia alla volta che creava l'ossido acetilene. Poi si apriva il vetrino, con un fiammifero si accendeva. Comunque capite, tra il motore, tra la luce, prima di poter usare queste motociclette ci voleva un po' di tempo. Questo è il primo, primo modello. Tra l'altro con un motore svizzero. I primi motori che vengono costruiti interamente qua tra date è su questo modello. Questo qui è un motore fatto su licenza della Zendel, infatti se vedi è lo stesso motore, ma qui c'è già la targhetta dove c'è la produzione Frera, perché questo qui è stato costruito su licenza, però già qui in sede a Tralate. Poi logicamente l'evoluzione è andata avanti e Frera cambia tutta la linea della produzione. Si passa da un motore inclinato, valvole contrapposte, a un motore verticale, valvole esterne, che è questo qua. Questo è del 1914. Tra l'altro è il motore che equipaggiava le moto della Prima Guerra Mondiale. Questo qua è un 500 di cilindrata, sempre a valvole esterne. Una caratteristica da qui in poi dei motori Freerun è che la candela è posizionata sulla valvola di aspirazione,
e non al centro del pistone. Questo causa una piccola una perdita di cavalli, nel senso che lo scoppio diretto sul pistone sarebbe stato ideale, ma il suo contro è che crea molto calore. Questa soluzione permetteva di avere uno scoppio laterale e dunque il calore che produceva era già esterno, e con il passaggio dell'aria era molto più facile raffreddare la testa. Anche in questo caso il serbatoio Division 2, benzina nel tappo dietro, olio per la lubrificazione nel tappo davanti, ma c'è un passo avanti, nel senso che se uno nota bene, questa diciamo siringa è composta da un bicchierino. Questo perché? Perché prima uno poteva mandare tanto olio o poco olio, e non, se uno magari non era tanto esperto, la regolazione magari poteva essere spazzata, nel senso che se butto troppo olio il motore viene troppo bagnato e c'è delle perdite, se ne butto troppo poco il motore gira secco ed è peggio ancora. Invece con questo sistema cosa succedeva? Io schiaccio la mia siringa, riempio il vetrino e nel vetrino c'è un rubinetto. Il rubinetto cosa diceva? Per esempio, se andavo in pianura lo mettevo sul 2, sul 3. Se andavo in salita dove ho bisogno più olio per la lubrificazione lo mettevo sull'8 e il passaggio era molto più veloce. Una volta che finiva l'olio nel vetrino sapevo che dovevo ributtarglielo dentro. Questo era il sistema più semplice per poter lubrificare il motore. Un'altra cosa, il motore non ha una pompa dove recuperare questo olio. Dunque a un certo punto il motore, riempiendosi, deve avere un tubo di scarico. In questi casi, fino al 1929, tutte le motociclette sotto canna avevano, diciamo, l'olio a perdere, nel senso che l'olio cadeva per terra. Poi magari in qualche caso, quando è arrivata la catena, si lubrificava con quell'olio la catena e così. Non c'erano soltanto motori verticali, la Freira produceva tanti altri motori. Qui di fianco abbiamo un motore che è abbastanza grosso. Quello è un motore bicilindrico ed è un 1130 di cilindrata. Perché è così grosso? Perché durante la Prima Guerra Mondiale la Freira serviva anche il reparto, per esempio quello con le portantine, dove portare via i feriti, dunque il primo soccorso. Portava gli ufficiali, portava i soldati, ma soprattutto c'era la famosa motocarrozzetta con la mitragliatrice. Abbiamo una fotografia dove si vede il reparto con le mitragliatrici e anche motocarrozzette per il trasporto di munizioni. Se vedi la terza, c'è su una bella mitragliatrice. Tra l'altro si diceva che Freira aveva vinto anche la realizzazione di questa motocicletta con la mitragliatrice, perché quella mitragliatrice aveva un serbatoio contenente dell'acqua per raffreddare la canna, e dunque tra gli ufficiali, tra il peso della mitragliatrice e questo serbatoio supplementare, se la moto non aveva un motore abbastanza potente non si sarebbe mossa. Ho scritto su vari libri che la produzione era di circa 1000 motociclette al mese in quel periodo lì. Tu fai conto che qui si parla di una fabbrica che al suo inizio nel 1905 ha iniziato con circa 200 operai, e nel 1927 tra la fabbrica, le due fabbriche, perché a un certo punto c'erano due stabilimenti, e l'indotto, cioè quello che serve poi la fabbrica, si parlava di oltre 1000 persone. Cioè non era una cosa piccolina, perché tutti pensano alla Freira come una cosa artigianale, invece no, la Freira è stata proprio la prima fabbrica a costruire le motociclette in Italia, perché prima della Freira c'erano soltanto dei piccoli artigiani come la Sterzi, come altri marchi, che realizzavano ma piccole quantità. Invece la Freira ha proprio avuto l'onore di diventare una fabbrica mega per quei tempi. Soltanto la Bianchi era più grande, ma la Bianchi era più grande perché al suo interno, dal 1914, non prima,
oltre alle moto costruiva anche camion, pullman e le macchine, e dunque lì era una fabbrica molto più grande, ma soltanto per quello. Però a livello di motociclette la Bianca è cominciato nel 1914, anche se sui libri dicono che è cominciato nel 1898 con una moto prototipo, però era rimasta prototipo. Poi un'altra cosa che bisogna dire è che la Frera, per farsi conoscere, aveva due strade, diciamo. Quella della pubblicità di allora, che era fatto dai cartellonisti, e il più famoso cartellonista di allora era Codognato. Infatti vedi che sulle nostre pareti ci sono sempre delle rappresentazioni del Codognato. E l'altra erano le gare, perché se si vincevano le gare la gente conosceva il marchio. E infatti la Frera ha sempre vinto un sacco di gare, sia in Italia che all'estero, con le proprie motociclette. Tra l'altro vorrei citare due piloti. Allora, il primo che era Cervoni, che è stato, diciamo, quello che ha portato a far conoscere la Frera un po' a tutti. Il secondo, che è più noto a tanti, è Achille Varzi, perché Achille Varzi, lui e soprattutto il fratello, hanno cominciato a correre con la Frera, la pubblicità e le corse. E l'evoluzione qual è stata? Così, esercito, evoluzione così, per arrivare poi? Sì, guarda, allora, qui abbiamo delle moto, per esempio questa qui è del 21, anche se è un po' incompleta perché gli mancano dei pezzi, è sempre sotto canna. Poi, per esempio, si passa a questa che è del 22, che è una TK2. Sempre, questa è un 348 di cilindrata, però c'era anche il modello 500, c'era anche il modello 600 con la stessa linea, con la stessa forma. E un'altra cosa, qui abbiamo i freni a cerchio, questi sono freni a cerchietto con il pattino, li chiamavano i freni della speranza. In dialetto dicevano spera che frenano, bisognava avere un bel coraggio per correre con queste moto. Per esempio, io ti faccio vedere questa motocicletta qua. Questa è la versione, diciamo, turismo. Poi c'è anche la versione, quella sport. Ma questa moto ha una caratteristica. Se vieni qua te la faccio vedere. Praticamente, questa ruota ha questi tre buloni centrali e un perno. Svitando i tre dadi e logicamente il perno, mettendola sul cavalletto prima, si può sfilare la ruota tenendo il tamburo del freno appiccicato alla forcella. Questo cosa comporta? Un notevole risparmio, nel senso che posso sfilare la ruota bucata senza dover sfilare e tirare via il cavo del freno e tutto il resto, perché rimane già regolato e tutto il resto. Ma la cosa più importante è sulla ruota posteriore, perché è stesso concetto anche la ruota posteriore. Posso sfilare la ruota, ma la corona e la catena rimangono appiccicate al telaio. La caratteristica delle motociclette di questi anni è che qui non troviamo l'acceleratore classico a manovella, diciamo, ma c'è un manettino. Questo è quello dell'aria e questo è per accelerare. Poi c'era un altro problemino, che il cambio era a mano. Su molti modelli, specie quelli stradali, il cambio era a tre marce, ma a mano. Dunque, per cambiare marcia bisogna tirare la frizione, staccare la mano, passarla qui, passare dalla prima alla seconda, insomma, bisogna avere un po' di manualità, perché sennò la cosa risulta un po' difficile. Sui modelli sportivi invece comunque c'è il selettore a pedale, su quelle da corsa usavano il selettore a pedale. La Frera è stata una delle prime a montare questo serbatoio, che mentre quelle di prima si chiamavano sottocanna perché il serbatoio era appiccicato sotto la canna, questi serbatoi si chiamano a sella, ed è stata la Frera una delle prime a montare questi serbatoi. Andiamo nel reparto, queste degli anni 30, sono, diciamo, le ultime della produzione. Queste sono moto degli anni 30. Allora, nel 29 c'è stata la crisi, dove una cosa importante era che lo Stato aveva imposto alle ditte che non potevano vendere merce all'estero. La Frera aveva l'80% delle vendite all'estero, e dunque, non potendo vendere all'estero,
E lì c'è stata una grande mazzata. Un'altra mazzata è stata dall'esercito, perché si dice che Mussolini abbia tolto la commessa dell'esercito, perché fino allora aveva sempre costruito moto anche per il Regio Esercito. A un certo punto gli tolgono anche la commessa delle moto. Capisci che tra la crisi e quest'altra mazzata la Freda si è trovata un po'... doveva alternativamente fare qualcos'altro. Ha tentato a fare anche, per esempio, con i motori, a fare le motozappe, ma anche lì ha fatto pochi esemplari e dunque c'è stata una grande crisi. Tanto che nel 31 la ditta chiude. A un certo punto non è più Corrado Freda che porta avanti la ditta, ma è prima è stato un dirigente, poi il dirigente l'ha venduto un altro signore che acquisisce queste moto. Sono moto dagli anni 32 a fino agli anni 35. Sono moto veramente molto belle, sempre con telaio rigido, forcella a parallelogramma, sempre con le marce, motori con valvole laterali, cambio tre marce a mano, sempre con il classico manettino dell'acceleratore. Una cosa molto bella è che anche allora c'erano diversi tipi di moto, perché questa qui è la grande lusso, è una motocicletta molto bella e con tanti particolari cromati. Però se noi andiamo sulla terza, che è una motocicletta, una Freda, in questo caso si chiama VL Turismo, è uguale alla prima, ma costava leggermente di meno. E questo perché? Perché se tu la guardi bene, ha del cromo, però dove è dedicato? Al manubrio, alla bulloneria, ma il serbatoio innanzitutto è verniciato. Se tu guardi anche la ruota, non è più cromata, ma è verniciata che lei, sempre con tutti i suoi bei filetti, no? Però questa qui, diciamo, era quella che costava leggermente meno. Poi di fianco abbiamo un'altra, sempre 175, ma la cosiddetta chiamata economica. L'economica perché? Perché aveva un motore leggermente diverso. Mentre su questi motori la parte che costruiva il motore era composta da tanti ingranaggi per portare il movimento al magnete, su questo motore è composto soltanto da due catenelle che sono dentro in questo carter, due pignoni con una catenella. E dunque il movimento era molto più semplice ed era molto più economico costruirlo. Poi se tu guardi per esempio su questa, c'è anche il tagliavento di bellezza, su questa qui invece non c'è, le ruote sono leggermente più piccole, non c'è la verniciatura ma è un colore solo, non ci sono i filetti, insomma era quella più economica. I miei esemplari sono sempre uguali a questi, di varia cilindrata, c'era 175, 250, 350. Diciamo che la Freda comunque chiude nel 1936. Questa è un po' la storia in breve della Freda. E poi il marchio? Che fine è? Il marchio, allora, il marchio, in teoria il marchio delle motociclette c'è al Comune di Tralate. Corrado Freda aveva dei figli, tra cui quello che lavorava qui all'interno si chiamava Leonardo. Leonardo Freda a un certo punto, diventato che lui era un ingegnere, dunque creava e curava la realizzazione delle moto, ma a un certo punto, dopo che il padre vende il marchio ai dirigenti, perché lui si ritira in pensione, non vuole più andare avanti con le moto, i dirigenti lo mettono un po' in secondo ordine, il Leonardo Freda, nel senso che mentre prima, diciamo, comandava con i dirigenti, questo non lo è più. E a un certo punto lui va via, abbandona la ditta, ma subentra la morte della mamma. Con la morte della mamma, Leonardo Freda eredita un pezzo di capannone. E cosa succede? A un certo punto lui, un po' per ripicca, dice: va bene, non mi avete voluto e io vi creo un'altra motocicletta. Nel 1931, sempre nella stessa ditta dove c'è la Corrado Freda, nasce la Leonardo Freda, che è un altro marchio. Purtroppo di quelle motociclette lì il museo non ha proprio nessun pezzo.
Leonardo Frera purtroppo non va avanti tanto con diciamo questa sua prima avventura, tanto che nel 34 deve chiude e non si sente più niente fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tramite un amico di Padova che lo contatta, praticamente questo amico gli dice: ma senti, ma cosa ne pensi di riprodurre il marchio da Leonardo Frera e costruiamo e cominciamo a costruire biciclette? Queste qua, se tu guardi queste qui a fianco, sono queste biciclette. Nel 1947 a Padova rinasce la Leonardo Frera. La stessa ditta nel 49 gli propone anche e gli dice: ma guarda, io ho una ditta che già faccio delle motociclettine piccoline, 125, anche più piccole, 75 di cilindrata, perché non facciamo anche questa? Allora Leonardo consente e comincia la produzione di queste motociclette, sempre a Padova. La più piccola è la 75 di cilindrata, che sono la seconda e la terza. Poi c'è una 100, una 125, una 150, due tempi e quattro tempi. Questa produzione va avanti fino agli anni 60. Poi la ditta chiude e da lì in poi praticamente la ditta Frera dovrebbe cessare. Però c'è una sorpresa, che perché non finiamo mai di stupire. Leonardo Frera vende il brevetto delle biciclette a un'altra ditta di Azza Grande, che è provincia di Padova, anche lì, e da allora fino al giorno d'oggi questa ditta costruisce le biciclette Frera. Queste sono tre biciclette moderne, ma diciamo che sono già anche loro un po' storiche, perché ce l'abbiamo dal 2005, il giorno dell'apertura. Perché questa ditta, quando ha saputo che noi aprivamo un museo, ci ha voluto donare queste tre biciclette, una da uomo, una da donna e una mountain bike. Comunque la produzione di queste biciclette c'è ancora oggi. Perché secondo te un appassionato, ma non solo di moto, dovrebbe venire a visitare il museo? Ah, innanzitutto perché qui c'è la storia della motocicletta, perché si parte dalla fabbrica che ha creato, diciamo, un impero, ma non soltanto di Tralate, anche di tutta Italia, perché io parlo sempre di Tralate, però la Frera a livello nazionale. Vorrei ricordare che per esempio il commendatore Frera ha preso tante onorificenze dal re, dunque era una cosa importante. E poi perché venire qui al museo? Per passare una giornata diversa dal solito. Poi tutti quelli che vengono rimangono sempre sorpresi dalle moto, dalla loro bellezza. E posso dire che comunque, cioè, si respira storia, non solo motociclisti, ma comunque un pezzo d'Italia, di com'era, riesci a immaginartela e comunque riesci a toccare con mano anche quello che leggi solo sul libro di storia o vedi solo magari in qualche documentario. Sì, certo, secondo me è esattamente come dici te. Poi non so, io per esempio ormai dovrei essere abituato, ma tutte le volte che magari guardo una moto vedo un particolare che non avevo visto. Dunque anche un visitatore non basta sicuramente venire qui un paio d'ore, perché cioè, se uno proprio vuol vedere la motocicletta nel suo insieme ci vuole un po' di più. Qualcuno volesse, che orari, c'è un costo, come funziona? Allora, il museo è aperto a tutti, non c'è un biglietto, non l'abbiamo mai voluto. Al massimo noi abbiamo una cassetta dove chi vuole può darci un'offerta. Questa offerta viene usata per la pulizia degli ambienti e basta. Gli orari sono il giovedì sera dalle ore 20 alle ore 22, tutti i giovedì, e il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 18. Won't you let me dream that you might again for just one dance, to let my blue heart pretend I'm just a fool and I can't get over you.
So let me dream if my dreams can come true. Questa del 1922, ma Guzzi nasce nel 21, praticamente c'è già un anno, è la normale, la prima moto Guzzi, come vedete è di colore verde, ha motore orizzontale e questa è la vera novità della moto Guzzi, perché tutte le moto prima avevano il cilindro messo in verticale. Guzzi ha questa idea meravigliosa nel metterlo orizzontale. Questo crea il motore è basso e dunque il baricentro è spostato verso il basso e la moto è molto più guidabile e più facile da usare. Poi noi abbiamo qui diversi modelli, abbiamo un 2VT, abbiamo alle tue spalle qui un Sport 14 che è molto bello con Sidecar. Questo provenienza è... mi dicevi che donazioni private? No, questo qui, questa era la moto del nostro ex presidente. Ok. Che anche lui l'ha lasciata qui in visione. Anche questa, questo negrone. Quindi io posso dire che comunque anche uno dei valori aggiunti che sto ritrovando in questo posto è il fatto di aggregare persone con la stessa passione e il fatto di non lasciare nel proprio garage, nella propria officina, la propria moto, ma farla vedere e condividere quello che è una passione comune. Esatto. Cioè, quello che mi sento di toccare con mano è comunque anche questa cosa. È vero. La moto, specie queste d'epoca, secondo me è molto bello farle vedere, anche quando si va al raduno, perché allora, le moto d'epoca, come tu sai, hanno delle agevolazioni, per esempio non pagano il bollo se hanno oltre 40 anni di età, l'assicurazione è più bassa, ma questo te lo danno se tu poi vai ai raduni per far vedere queste moto a tutti, anche a quelli che non hanno mai vista o non hanno esperienza, no, su questi modelli. E lo scopo è proprio quello, far conoscere e mantenere queste motociclette sempre vive. Poi se andiamo da questa parte abbiamo un'altra sala dove abbiamo le moto degli anni 50, 60, 70 di un po' tutte le marche. Qui abbiamo una Davidson Air Machi, sono quelle moto che avevano fatto in collaborazione con la Harley Davidson per poterla vendere in America e la Harley Davidson poteva vendere le sue moto in Italia. Poi abbiamo la mitica MV. Discolorante. Sì. Tutte queste sono sempre di appassionati. Di proprietari, sì, certo. Fantastico. Dopo ti faccio vedere, per esempio, una delle moto che ci hanno donato al museo perché gente che era venuta qui e gli è piaciuto il posto e ha voluto donare anche la propria moto. Gilera, altro marchio famoso e bellissimo. Il signore che è inquadrato lì è Gilera, il fondatore del marchio, che tra l'altro non si chiamava Gilera, lui si chiamava Gellera. È vero. Ma come non gli piaceva il suo cognome, ha trasformato e l'ha chiamato Gilera. Si è fatto chiamare poi Gilera. Per esempio questa moto qua è una moto della Certo. È molto strana, in quanto questa moto praticamente ha un telaio stampato e ha anche una linea accattivante. Voi pensate che questa moto è del 1933, con una linea quasi da moto da Speedway, una moto che si è vista ben anni dopo. Poi la moto Morini. Allora, devo dire anche una cosa comunque, che il museo a un certo punto ho cominciato a ospitare anche marchi provenienti da fuori dalla regione Lombardia, per esempio come la Benelli, sì, Morini, e poi le Vespe, esatto. Qui abbiamo una bellissima Bianchi, una Bianchi Stelvio, la Bianchi Mendola fatta nel 1955. Ecco, questa qui è una moto, per esempio,
che la sua proprietaria ha voluto donare al museo, perché suo papà era un nostro affezionato, ogni tanto ci veniva a trovare, e la figlia, purtroppo lui è venuto a mancare un po' di anni fa, la figlia ha voluto assolutamente donare la moto, e noi ce l'abbiamo qui e la teniamo bella conservata. Beh ragazzi, cioè mi sento di dire che davvero qui le emozioni non mancano e dovete solo prendervi una mezza giornata, una giornata e venire a visitare, perché ne vale la pena. Vale proprio la pena.